come funziona il sistema. Come ogni programma di informazione, Matrix ha bisogno di energia, che viene usato dal sistema in modo molto razionale. Tuttavia, da dove Matrix prende l'energia? Vediamo su un esempio concreto. Supponiamo che tu abbia un gatto. Cosa pensi che gli succeda quando non sei in casa? E se non gli succedesse niente? E se semplicemente non ci fosse nessun gatto? Certo che c'è un gatto, ma non nel modo in cui sei abituato a pensare. Esiste solo sotto forma di informazione, mentre a casa tua in realtà non succede niente. Torni a casa e vedi il tuo gatto, il cibo consumato, forse la carta da parati graffiata o il pavimento sporco. Il fatto è che quando non eri a casa, questa immagine esisteva solo sotto forma di informazione. Ma quando sei tornato, Matrix l'ha manifestata istantaneamente per provocare emozioni in te. Per Matrix, un essere umano ha valore solo come fonte di energia. Il sistema riceve energia che proviene dall'attenzione dell'essere umano. Più attenzione viene investita, più forte è l'emozione e quindi più Matrix viene alimentata. Dopotutto il potere dell'attenzione è come l'elettricità, la fonte di energia del sistema. Perché quando non sei in casa il tuo gatto esiste solo come informazione e non come oggetto? Tutto questo è legato alla tua attenzione. Il sistema è molto parsimonioso e razionale. La materializzazione di un'immagine visibile del mondo consuma la sua energia. Matrix non manifesterebbe quegli oggetti e situazioni in cui la persona non investe la sua attenzione. Questo è come nei videogiochi, dove viene dettagliata solo l'area in cui il giocatore agisce attraverso il suo avatar. Pertanto Matrix non manifesterà un gatto se una persona non lo osserva. Un gatto non darà fastidio se non per attirare attenzione di una persona. Questo consuma energia e non è conforme al principio del sistema, investire poco e guadagnare molto. Un gatto esiste solo come onda di informazioni. Quindi, il tuo gatto esiste quando non sei in casa?